Salve a tutti amici, ben ritrovati, io sono il vostro Terry e oggi sono qui per una versione di Terry News. Oggi andiamo a trattare un fatto diverso dal solito, infatti non tratteremo una gaming, la recensione gaming, ma bensì ci focalizzeremo sul fatto Huawei. Infatti, lo risalto qualche giorno fa, Huawei è stata inserita nella blacklist di Trump. Questa diciamo, sanzione non toccherà solo Huawei, ma altre aziende cinesi. E questo porterà a diciamo, una specie di embargo nei confronti di Huawei e di quest'ultima da parte delle aziende americane. La casseccio sarebbe la messa a bando per appunto della ditta telefonica, per l'azienda telefonica, ma non so di lei, ma anche altre aziende cinesi da parte di Trump. Infatti sarebbero state inserite nella lista nera e per motivi di sicurezza nazionale per evitare un possibile attacco di hacking. Il capo di Stato avrebbe provato a coinvolgere anche l'Europa e tutto ciò, ma ovviamente verso l'Europa si è tenuto un po', diciamo, sulla neutrale. Questo porterà molte aziende americane come Google, come Intel, a sospendere i commerci con le aziende cinesi come Huawei, come altre, e quindi non danno a loro i loro prodotti. Soprattutto la cosa più determinante sarà la sospensione del partnership fra Google e Huawei, che per appunto quest'ultimo non vedrà più dei servizi di Android. Ma Huawei sembra non essere stata presa in contropiede, infatti ha fatto grandi scorte di prodotti tecnologici di origine americana come della Intel, e vedremo se questa strategia durerà o meno. Cosa importante sarà la sospensione di Android, ma Huawei sembra anche essere pronta a questo, infatti per l'appunto sembra che sia da qualche settimana, forse anche più tempo, in lavorazione un nuovo sistema operativo, Kirin OS, un sistema operativo solo per Huawei, sviluppato da Huawei, che fa in modo di far fare alla ditta cinese ulteriore salto di qualità e quindi renderla indipendente da Google ed Android. Google afferma che non ci saranno problemi presenti, ma saranno problemi futuri in quanto mancheranno gli aggiornamenti Android necessari per i nostri sistemi, i nostri telefonini, e in più non ci sarà lo sviluppo di nuovi prodotti Huawei con partnership Google, quindi con Android. Huawei risponde da canto suo che ha contribuito molto allo sviluppo e alla crescita di Huawei e di Android non solo in tutto il mondo, ma questo ovviamente non conta più. Inoltre Huawei continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza e di servizi per i clienti Huawei e Honor. Questo è magari un modo di Trump per aiutare il mercato nazionale e quindi favorire Apple nei confronti di Huawei e Samsung, che hanno preso piede nei confronti di Apple stessa. La Cina risponderà a questo attacco a Trump, magari boicottando i prodotti Apple, che per la maggior parte sono prodotti in Cina? Beh, magari quest'ultimo non sarà tanto fattibile in quanto questo boicottaggio non solo della problematica, ma anche alla Cina stessa, in quanto lei riceve ha grandi ricavi da questa situazione. Di certo da vedere noi consumatori che siamo, diciamo, vittime di tutto questo. Beh, che dire, è stato un episodio diverso, un Terry News differente dal solito, ovviamente avevo messo in conto che il mio canale non avrebbe trattato solo di giochi ma anche di tecnologia, quindi questo rientra nelle mie facoltà. Beh, con questo posso concludere questa edizione di Terry News. Invito a lasciare un like in caso vi sia piaciuto, iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da ricevere notifiche dei nuovi video. Invito anche a seguirmi su Twitch dove fare live, infine sui social come Twitter, Instagram e Facebook, così sapere di più sul mio lavoro. Detto questo, al prossimo episodio. Passo e chiudo!